Nuova puntata dedicata all'Ocean Race in diretta con ospiti speciali. Le barche sono arrivate a Newport negli Stati Uniti d'America, la lunga traversata dal Brasile e dai Tajai fino a Newport. Bentrovati a Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico SPA. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. E a Maurizio Buscemi, presidente FIV, cioè Federazione Italiana Vela Prima Zona ho scoperto un minuto fa che siete divisi in 15, 15 zone 15, e lei è il presidente della prima, prima di queste 15 zona, zone eh, zona che immagino comprenda la nostra Liguria. Sì, esclusa la Spezia eh, esclusa arriviamo fino a Levanto per eh. una... noi spezzini abbiamo sempre voglia di distinguerci sì, sì, per qualche motivo sì. misterioso. Allora, ben trovati come vi dicevo le barche sono ferme a Newport le possiamo anche vedere nel tracker mi piace vedere un tracker fe fermo eh, così insomma, dopo tanta strada le imbarcazioni che arriveranno a Genova eh, si riposano in questa, nella fine di questa leg per ripartire in direzione dell'Europa. Sembra una cosa facile, c'è ancora tutto l'Atlantico da attraversare nel prossimo viaggio. Eh, I ragazzi della vela sono molto preparati. Eh, da velista, da presidente della federazione Vela. Eh, che, che, che si sente di dire di questo tipo di vela d'altura super altura con queste distanze gigantesche? è una vela, è la vela più appassionante, è la vela più provante ed è la vela che più appassiona in effetti è la, vera, la vela che porta, riporta alla mente i grandi viaggiatori Magellano, Colombo, Cristoforo Colombo, Vasco de Gama e adesso tutti gli altri e quindi i nostri, i nostri dagli europei e gli italiani stanno facendo esattamente quel tipo di rotta esatto, esattamente, stanno arrivando all'indietro eh, verso... Verso l'Europa sarà davvero uno spettacolo vederla arrivare a Genova. Prima di allora, prima della grande festa della Ocean Race, Presidente Ferrando ci sarà la festa dello sport al Porto Antico. Si comincia il 19 eh, di questo mese di maggio. Eh, cosa ci possiamo aspettare da questo grande evento? Beh, ci possiamo aspettare una conferma di questa grande festa dello sport, ormai 19esima edizione. Devo dire che ogni anno è sempre più performante arrivano 100.000 persone, eh, siamo arrivati a 100, 100 discipline, 200 federazioni, quindi una festa dello sport che è eccezionale e riporta comunque dei valori che legano eh, le persone e legano lo sport alla città di Genova. L'Ocean Race è l'altra grande manifestazione che ci sarà quest'anno, sempre in una zona di Porto Antico. Eh, devo sottolinearlo. E il prossimo anno Genova sarà anche la capitale dello sport europeo, insomma, quindi all'insieme dello sport Genova e Porto Antico. La Federazione Vela, prima zona, sarà presente alla festa dello sport. Quest'anno, peraltro, c'è un legame specialissimo tra lo sport e la vela in generale, visto che Genova, tra pochissimo, sarà la capitale mondiale della vela. Beh sì, noi siamo presenti, anzi colgo l'occasione per ringraziare Portantico e il dottor Ferrando che è sempre molto molto attento a queste tematiche. Noi siamo ben contenti, abbiamo uno spazio fantastico eh, dal quale potranno partire, prendere, prendere il largo e fare il primo battesimo della vela il, i giovani e anche i meno giovani che vogliono avvicinarsi al nostro fantastico sport. L'anno scorso i numeri sono stati importantissimi. Due anni fa sono stati mille le persone che abbiamo battezzato. L'anno scorso 2022 sono stati 1.300. I numeri sono in crescita quest'anno in acqua. Nello spazio del Porto Antico, all'area del Bigo, più o meno in quell'area, eh, porteremo anche il windsurf e il nuovo wing foil, che sono delle nuove specialità. E quindi vedremo non solo le barche, le barche classiche, gli Optimist, ma vedremo anche un po' di barche foil, quelle barche che volano. Insomma. Eh già, già ne abbiamo vista una recentemente alle regate di Portofino, è stato bellissimo. Anche se purtroppo quelle barche volano quando il vento lo permette, <ride> e quindi da sperare che ci sia il vento giusto e non c'era purtroppo a Portofino. Eh, in questi giorni, però insomma, speriamo di poterle vedere volare eh, a Genova in questa circostanza e poi gli Optimist che sono quelle piccole barche singole che permettono ai giovani di imparare ad andare per mare è una bellissima cosa, poi magari ci entriamo, eh, ci entriamo. intanto tornerei eh, ai Tajai con Francesco Cardaropoli che è uno dei nostri intervistati è uno dei tanti volontari che hanno passato qualche giorno a contatto immagino con il loro sport preferito, vediamo Faccio qui nell'altra parte del mondo, una storia lunghissima, perché sono venuto qui circa due anni fa a fare un intercambio. Poi mi sono innamorato di questo posto e ho deciso di, di, rimanere, di rimanere qui. E, visto che avevo studiato nell'Univali che organizza il team dei volontari, ho avuto questa possibilità di far parte del team dei volontari. È, è stato organizzato dall'Università di Valud Agei oh, e da, dai vari coordinatori. E sono stati organizzati vari team, io faccio parte del team verde, che si chiama team, team verde, con la nostra rappresentante che è Angelica, che ci ha organizzato. Dipende molto, nel, nel, nel mio caso ad esempio, visto che comunque parlo italiano, aiuto magari altre persone che parlano italiano nella traduzione, oppure sono stato di supporto al team Malizia, è molto variegato. Anche mh, abbiamo lavorato a RaceBot Experience per spiegare come funzionasse. Tutte diciamo, queste imbarcazioni e facciamo un po' di tutto in generale. Ho conosciuto moltissime persone e mi ha aperto ancora di più la mente, ho conosciuto persone di tutto il mondo. Ed è anche dal punto di vista lavorativo, una, una bella esperienza da mettere anche sul curriculum. Io credo che sia un'esperienza incredibile, che ti apre le porte del mondo e, e conosci diciamo, un mondo. Quindi, sì, assolutamente. Molte volte sono venuto anche quando non era il mio turno perché mi piace proprio l'ambiente ed è un ambiente multiculturale. Lo consiglio soprattutto alle persone che sono aperte verso il mondo, diciamo, se vogliono avere un contatto con tutto il mondo. Visto che ho lavorato un po' nel Team Malizia, credo che farò il tifo proprio per il Team Malizia perché li ho visti lavorare da vicino e mi piace come, come lavorano. Ragazzi di Genova dovete entrare perché è un'esperienza incredibile che vi arricchirà moltissimo. Quindi entrate senza paura e quando finirà vi mancherà questa esperienza. Eh già, il multiculturalismo, le tante lingue diverse, le tante esperienze diverse sono un po' uno dei punti cardine di questa manifestazione che ha portato. La nostra Genova in giro per il mondo, il mondo verrà a Genova e in tutti gli stopover, come vengono chiamati, cioè nelle diverse tappe di questa manifestazione, tutti si sono incontrati, si sono visti e si sono scoperti vicendevolmente. Deve essere stata davvero una bellissima esperienza. Torniamo alla festa e allo sport. Presidente Ferrando, bellissimo per tutti, i più piccoli gli adulti, le famiglie, sarà veramente un modo per stare tutti assieme? Beh sì, è una festa totalmente trasversale dove tu puoi vedere persone di qualsiasi età, dai bambini alle persone anziane, ceto, e, insomma, è una festa veramente per tutti e soprattutto una festa dello sport, ma in quale senso? Avvicina o riavvicina allo sport le persone e lo sport è una grande scuola di vita perché ti consente di apprezzare e di saper accettare il risultato, cosa che non è facile, di capire che la vita è una competizione, ma la competizione deve essere sana e quindi accetti le regole, accetti il risultato e rispetti l'avversario. Questo è l'idea di principio. Poi, 100 discipline diverse, ho preso nota di una disciplina che, Alcune sono le classiche, le più importanti, ma ce ne sono alcune come il ciclotappo. Io gli ho detto, ma cos'è il ciclotappo? Sono andato a vedere e mi hanno spiegato che, ti ricordi le biglie sì, <ride> sulla certo, sabbia? Sì. Eh, anche quello è... Poi un'altra è la capoeira. Ho detto, ma che cos'è? Un ballo? Un ballo brasiliano no, e che ci unisce, è giusto, eh. alla tappa brasiliana delle... E d'altro canto stavo riflettendo su quello che diceva il ragazzo, che è molto importante e hai sottolineato anche tu, ma le città di mare eh, sono sempre state quelle che hanno avuto la maggiore cultura. E crescita perché? Perché il mare era l'unico mezzo di trasporto veloce, importante e, e consistente per le merci, ma non solo per le merci, era anche per quel che riguardava il modo di vivere, eh, la cultura delle persone, dei popoli. Ecco quindi anche una, una manifestazione, un commotion race, lega e unisce anche a livello culturale spazi e culture diverse. E quindi naturalmente bellissimo vederla nella nostra Genova. Passiamo al momento dell'arrivo dell'Ocean Race a Genova e di questo stupendo Ocean Live Park che stiamo cominciando a scoprire, l'abbiamo visto anche dal punto di vista dell'intrattenimento, anche del business, perché ci saranno opportunità di business per le giovani aziende che hanno spesso delle proposte stravaganti ai nostri occhi, ma invece magari molto efficaci anche sul piano della loro crescita aziendale. La federazione Vela che cosa farà all'Ocean Park? Eh, farà mh, veramente moltissime attività. Eh, il villaggio eh, della Vela, allestito all'interno del villaggio Ocean, Ocean Race, eh, ospiterà ehm, per esempio eh, una, una cosa alla quale teniamo moltissimo, la ParaSail Academy, la, è che sono, è l'accademia della Vela eh, riservata ai diversamente abili. E poi ospiteremo la Foil Academy per l'avviamento alle barche volanti. Sarà, sono due progetti della Federazione Italiana Vela. L'ultimo progetto della Federazione Italiana Vela. Eh, appena 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 editato è la Mini 650 Academy la Mini 650 Academy è la scuola per eccellenza dei navigatori transoceanici coloro che poi prendono parte alle grandi regate come potrebbero essere la Vendée du Globe, le traversate atlantiche, quelle che prima erano solo ad appannaggio dei pochi inglesi e francesi e quindi è, sarà la prima volta per l'Italia e la prima volta a Genova della Mini 650 Academy, la grande scuola per i grandi navigatori e non bisogna poi dimenticare una cosa fantastica, un fiorlocchiello nostro, che è il villaggio con i laboratori all'aperto dei maestri d'ascia, dei maestri d'ascia genovesi, chiunque vorrà partecipare potrà, potrà trascorrere delle ore a tagliare il legno a intagliare il legno a, mettere, a sistemare i vecchi gozzi cornigiotti ci sarà a Genova verrà ospitato il, il leudo il Nuovo Aiuto Dio che, che è il leudo di Sesti Levante ci saranno, ci saranno una flottiglia di imbarcazione a vela latina poi se avete ancora tempo io vado avanti eh. Beh, però... più che altro non vorremmo <ride> proprio spoilerare tutto no? eh, esatto. però insomma eh, direi una cosa per chiudere questo aspetto la vela è uno sport molto bello eh, che appare come estremamente elitario e quindi magari respingente in qualche caso io ricordo spesso quando faccio le mie telecroniche di vela ricordatevi che quello col grano è solo uno quello che ha la barca gli altri invece sono i suoi ospiti yes. quindi si può salire come dire e diventare qualcuno anche senza possedere una barca di persona ho conosciuto un grandissimo velista, Roberto Ferrarese, che è uno dei grandi nomi della vela italiana, e lui mi ha detto, sussurrando: Non ho mai avuto una barca in vita mia. Sì. Evidentemente si possono fare grandi cose anche senza la barca. Assolutamente, anzi, anzi la maggior parte degli appassionati e i veri velisti sono coloro che hanno la fortuna di essere imbarcati, ma la cosa principale è, come diceva il compianto Agostino Straulino, l'ammiraglio: diceva, il mare non invecchia. Eh. Eh l'ammiraglio Straulino. Arrivava sul, sul pontile eh, prima di salire sulla barca con un bastone, talvolta due, lasciava i suoi bastoni in aiuto per la sua deambulazione, saliva in barca e girava, andava da poppa prua senza, Era senza cosa. nessun aiuto. Era Quindi, cosa. Pensiamoci: esatto, esatto, potremmo davvero farci una riflessione anche sulla longevità legata alla barca. Longevità e anche buona cucina, eh? Buona tavola, fa parte delle grandi eccellenze italiane e liguri che abbiamo portato in giro per il mondo. Andiamo a sentire cosa ha detto su questo Umberto Squarzati del celebre Vittorin di Recco. Come sempre ha fatto furore, è un prodotto molto semplice, perché sono acqua, farina, stracchino e olio extravergine, e però ha sempre il suo fascino. L'abbiamo portata in un posto dove non la conoscevano, penso che sia la prima volta che venga fatta qui in Brasile e direi che è piaciuta molto. Allo stracchino abbiamo dovuto portarcelo, che è la cosa più difficile ovviamente da, da reperire, e per il resto degli ingredienti abbiamo, li abbiamo trovati qua sul posto. E a dire la verità abbiamo portato anche l'olio extravergine, perché comunque l'olio della nostra Liguria è difficile da trovare all'estero. Per il resto i prodotti che abbiamo trovato qua devo dire che sono di ottima qualità. Beh, questo è un po' il nostro orgoglio. Siamo, dopo dieci anni abbiamo avuto il marchio IGP. Eh, riuscire a fare comunicazione eh, e quindi far assaggiare all'estero la nostra focaccia in modo che poi i turisti vengano da noi eh, ad assaggiarla nei, nei locali del nostro territorio è, una, è veramente una grande soddisfazione. Eh, come rechelino, devo dire la verità che è una cosa molto importante promuovere RECO, promuovere la nostra Liguria. E portare sempre più turisti da tutte le parti del mondo, perché obiettivamente è una perla che è un peccato non visitare. La focaccia col formaggio di recco è un prodotto che fa impazzire, in tutti i posti del mondo fa impazzire la gente ed è invece un prodotto comunque molto semplice che nasce proprio da una tradizione quasi povera, nel senso che venivano utilizzati dei prodotti del luogo trovati nel, nelle nostre fasce, come appunto un pochino di grano, l'olio, perché la Liguria è ricca di oliveti. E la formagetta ovviamente un tempo non era eh, lo stracchino ma era una formagetta fatta con il latte delle mucche eh, che erano soprattutto di specie cabannina che erano allevate dai nostri, appunto, dai nostri vecchi. E, e niente, quindi è, appunto, è una cosa, è, è cotta nel forna legna, che, è, che è anche un, lì, eh, soprattutto in questo periodo che si parla di economia eh, alimentare, eh, è un prodotto che costa veramente poco e ha pochissimo impatto ambientale. Il grande dramma di Tajai, quando se ne sono andati, cioè è libero il problema, che hanno perso, sono dovuti tornare al supermercato a comprare il pesto, cosa drammatica, dopo aver provato quello vero e, e la focaccia di Recco è sparita dai loro, dai loro menu. speriamo che possano no, no, no. Eh, 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 venire a trovarci. A proposito di noi, Presidente Ferrando, eh, l'appuntamento con la festa dello sport sarà immagino anche un po' un'occasione per fare qualche eh, contaminazione con la Ocean Race che verrà. Beh, sì. È già una contaminazione, eh, ci sono, se si è dato maggiore spazio a tutti gli sport che sono sull'acqua, eh, questo proprio perché il, per creare un collegamento, come l'abbiamo fatto anche con Antiqua, maggior ragione con la festa dello sport. E poi <coughs> domenica ci sarà eh, dallo schermo, dal maxi schermo che è sotto la sopraelevata, eh, un appuntamento per tutti eh, perché di lì si potrà godere la partenza. Delle, dei velisti eh, da Newport per arrivare in Europa questo è un altro punto eh, nevralgico questo schermo che richiamo un po' il vostro eh già, eh già. <ride> e ed effettivamente sarà, secondo me, emozionante vedere questa partenza, un non po' come dubbio. la partenza della Formula 1 delle automobili, ecco qua sarà la partenza della Formula 1 della Vela. è eh già, eh già proprio di imbarcazioni spettacolari che poi vedremo presto con i nostri occhi. Eh, per la Vela, eh, il fatto che ci sia questo momento che è un po' il campionato del mondo no? della Vela, è un momento importante pubblico dove tante persone che non conoscono la vela si possono avvicinare quanto è importante per voi? Per noi è importantissimo come tutte le manifestazioni eh, come appunto si citava, citava il dottor Fernando della, della del festa dello sport è una, siamo in grado di catalizzare l'attenzione abbiamo la possibilità quindi di avvicinare, di avvicinare trasversalmente tutte le fasce di età e abbiamo in quell'occasione avremo l'opportunità di, di fare di imbarcare ragazzi e bambini da gli 8 anni fino ai ragazzi, ai ragazzi dei 90, perché abbiamo imbarcazioni che sono adatte per l'iniziazione a questo sport a tutte le età. Questo per noi è un, un fiore all'occhiello, sono opportunità che noi cogliamo sempre al volo, non dimentichiamoci che il nostro sport è lo sport per eccellenza. Più, più ecologico e più, più environment free, come si dice. Eh già, eh già, perché la propulsione è quella del vento: quando c'è si va, quando non c'è si sta fermi o si va molto lentamente. Poi queste imbarcazioni sono capaci di farselo un po' il vento anche ah, da sole, sì, sì. però sempre, sempre environmental friendly eh, assolutamente. Allora, ehm, Francesca Klapcic, se dico Francesca Klapcic, suona una campanella nell'animo del presidente della Federazione Vela. <ride> ne Suona più di una campanella, direi che è un concerto. È un atleta straordinario, è un atleta veramente a tutto tondo, è per noi una garanzia, una garanzia ha una grandissima capacità di eh, sapere coinvolgere e sapere appassionare le persone veramente di, mh, che, che provengono da diverse anche specialità all'interno della federazione stessa perché lei è proprio appassionata di vela il suo percorso è un percorso meraviglioso a partire dalle derive sino arrivare alle barche e le imbarcazioni oceaniche e quindi questo non può altro che, non può altro che lasciarci, lasciarci così eh, eh, con gli occhi lucidi quando la vediamo la vediamo impegnata nelle manovre è una persona che, che si, si butta veramente anima e cuore in tutte le sue imprese e lei è una persona fantastica ed ha eh, ottenuto grandissimi risultati sulla barca 11 th Hour Racing Team, che come vedete anche dal titolo è arrivata per prima a Newport. Ora allora sentiamo le sue dichiarazioni. Ma è sicuramente speciale no? è la casa del team, è la casa di 11 Hour Racing. È per noi è una tappa importantissima, sia dal punto di vista mentale. Dopo aver vinto la Import in Itajae, sicuramente avevamo un buon. Una buona carica mentale, ma una tappa difficilissima. Malizia non ha mollato un attimo dall'inizio alla fine, e alla fine siamo arrivati a meno di 10 miglia di differenza, e dopo più di 5500 miglia. Quindi, tappa difficile, però è sempre un'emozione, per me soprattutto. Eh, vivo negli Stati Uniti, la mia famiglia è americana, quindi arrivare negli States è sempre un'emozione forte. Sicuramente la tappa non è stata una delle più lunghe, ma molto, molto intensa, sia dalla, dalla partenza fino alla fine. Abbiamo avuto tantissime transizioni meteo: da un fronte molto forte nella corrente del Golfo, e fino ad avere zero vento proprio qua davanti a Newport, aspettare la brezza nuova che entrasse. E sicuramente abbiamo cercato di massimizzare le performance della nostra barca nelle condizioni favorevoli. E Malizia ha fatto lo stesso nelle condizioni favorevoli per loro, però alla fine <ride> l'abbiamo scampata bella perché era un, eh, avanti e indietro tra chi, chi era davanti, quindi è stata una bella, una bella tappa. Ma sicuramente quando ho lasciato casa per andare in Brasile e iniziare la tappa ero motivata a dare il massimo e spesso dichiarare che, che uno... Riesca a vincere o no è una dichiarazione abbastanza forte, ma per come lo short team ha lavorato, per come tutto il team aveva la motivazione, era l'unica cosa che potevamo fare. Ci sono stati momenti sicuramente di sconforto durante la tappa quando stavamo perdendo contro Malizia, ma nessuno ha perso la calma e abbiamo continuato a spingere fino alla fine. Alla fine ci è andata bene e penso che il team abbia fatto un lavoro fantastico. Eh, la prima cosa è sicuramente un, uh, un bel panino con, uh, <ride> con il lobster che qua a Newport è abbastanza famoso e poi una, una doccia che dopo 17 giorni serve e tanto tempo con la famiglia e tempo con il team bisogna rimettere la barca in condizioni perfette per la prossima tappa. Yeah, Insomma, 5550 miglia non era una delle tappe più lunghe, ha detto. In effetti, c'era stata quella precedente, che era stata ancora più, più straordinaria. Comunque, sono 8000 e passa chilometri in linea d'aria Roma-Pechino. Sì. Okay. Più o meno. Sì, meno. <ride> okay. è è Roma-Pechino ce n'è un po' meno. Diciamo, un pochino. Appena no. appena. Sì, sì. <ride> Quindi, insomma, per capire eh, di, di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una distanza. Enorme, fatta in mare, fatta su queste imbarcazioni che sono ovviamente molto, immagino, non le ho ancora viste con i miei occhi, ma di persona, però spartane sicuramente, perché tutto è, diciamo, pensato per la performance. Non sono quelle barche a vela fantastiche dove si mangia il brasato al barolo tra una manovra e l'altra, ma invece sono quelle barche, diciamo, un po' più toste che servono invece per ottenere la massima, la massima performance. E vedremo. Non eh, ci sono neppure i letti, sono no, ehm, che, sì, che sono agganciati, sono calde. <ride> esatto, esatto. Valori, valori, presidente Ferrandi i valori della vela, ma più in generale dello sport. Eh, la festa dello sport sta arrivando 19 maggio al Porto Antico. I valori sono un aspetto fondamentale, specialmente quando si parla di sport per tutti, di sport per imparare, per divertirsi senza agonismo, ma con, con il piacere sì. di, di, di praticarlo. Ma lo sport intanto unisce, unisce le persone e le unisce non soltanto negli sport di squadra dove è più facile capirlo, ma anche negli sport individuali. Io vedo anche in Porto Antico tutta la gente che fa jogging, che corre, e la vedi, e gode la città, gode il panorama e gode anche un benessere, le endorfine sicuramente hanno una grande importanza, una grande influenza. Poi non dimentichiamoci anche di un altro aspetto, un altro valore importante dello sport, la prevenzione sulle malattie, perché eh, lo sport praticato con una certa costanza eh, migliora tutti i livelli del sangue, eh, aiuta a, a superare o a prevenire cardiopatie, anche quello è molto importante le articolazioni. Lo sport poi, come dicevo poco anzi, anche a livello proprio educativo. Educare le persone a capire che la vita è comunque una competizione, che tu devi partecipare, che partecipare è bello, ma partecipare è bello seguendo e rispettando le regole e rispettando l'avversario. Ecco, questi sono i valori dello sport che aiutano un popolo, una, civiltà, una, una città, il un singolo abitante, insomma aiutano tutti a crescere. A crescere e in armonia con gli altri. E poi dentro la festa ci sono anche tanti altri valori, la sostenibilità, eh, c'è una parte dedicata alla raccolta fondi, c'è la Gigi Ghirotti impegnata sì, certo. in, in questo. Beh, Porto Antico è la festa dello sport, la Gigi Ghirotti, insomma, sono sempre stati unitissimi. Quest'anno ci sarà anche in premio, eh, chi vincerà nella lotteria che è l'esposizione, una crociera della MSC nel Mediterraneo. Quindi insomma, anche premi interessanti. Ma è diciamo, una partnership a cui teniamo moltissimo. E siamo felici, naturalmente, di poter dare spazio a questa bellissima iniziativa. Eh, per quanto riguarda invece la vostra attività, per chiudere in generale eh, l'attività della, della Federazione Italiana Vela, prima zona nella nostra regione, formazione, c'è la parte paralimpica che è molto, molto stimolante, ci sono tanti eventi, raccontiamo un po' qualcosa. Beh, allora la, la nostra è una delle, delle regioni più fortunate, delle zone più fortunate, uh, durante l'anno uh, in zona uh, siamo intorno, organizziamo e diamo la possibilità ai velisti di partecipare a circa 300 eventi, 300 eventi sono veramente tantissimi. Tantissimi che impegnano sia atleti che ufficiali di regata e segreterie di regata e i 69 circoli che fanno parte, fanno parte della prima zona, quindi sono tutti impegnatissimi. Dopodiché, con molto, con molto piacere e con molto orgoglio, possiamo dire che la Liguria, la prima zona nello specifico, è la regione con il più alto numero di centri per l'avviamento della vela paralimpica. Uh, abbiamo cominciato due anni fa, due anni fa con uh, tre centri, siamo saliti a 5, siamo già a 6 e prossimo anno 7. E quindi veramente la nostra, la nostra regione è una regione aperta a tutti, a tutti i livelli. E la qualità della, dei nostri istruttori e la qualità dei nostri, dei nostri tutor sono veramente alti, è veramente altissima. E quindi insomma davvero complimenti per il lavoro che svolgete, per l'attività così bella eh, di cui vi occupate. 24 giugno arriva la Ocean Race a Genova, poi l'abbiamo già detto tante volte, la vela il primo arriva, no? Sì. Poi gli altri arrivano dopo, dipende quanto, considerando che stiamo parlando di migliaia di chilometri di competizione. Mentre no? Prego, prego Ma io ci tengo perché ci tengono molto i dipendenti della società. Eh, L'arrivo sarà a Porto Antico, zona Waterfront. Noi ci stiamo occupando degli allestimenti, ci stiamo occupando dei collegamenti. Bel lavorone eh, questo anche sì, che state facendo. Adesso anche del ristorazione, insomma ci hanno chiesto praticamente di fare da... Difficile dire Marco Bucci registri, di solito, no? Registri, sì, sì, <ride> di fatto. E, e ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti della società e i collaboratori perché stanno facendo un gran bel lavoro. Eh sì, veramente. Mionismo. magari non conosciuto da tutti poi tutti lo sanno, conosceremo quando lo vedremo no? all'impegno vedremo... eh, sì. si capirà tutto quello che avete fatto quindi 24 giugno eh, il primo arrivo vedremo no? poi, orientativamente il eh. 25 25, eh. 25 Vabbè, dovrebbe essere, dovrebbe 25 essere sì, sì. Sì. però insomma noi saremo lì ad aspettare quei binocoli già dal 24 sì, sera per sì, sì. poi di solito le barche a vela ci fanno sempre delle sorpresacce quindi arriveranno alle 4 del mattino come sai. spesso eh. succede <ride> esatto. ma li aspetteremo ma li aspettiamo di notte non c'è assolutamente dubbio anche perché vogliamo goderci eh, questo arrivo dopo averlo tanto eh, aspettato 19 maggio invece la festa dello sport si comincia si comincia il 19 con una grande festa al porto antico siete tutti invitati ci saremo ovviamente anche noi con le nostre telecamere ma soprattutto dovete andarci di persona perché queste esatto. non, sono, non sono cose che si possono tanto raccontare no ma verranno in tanti bisogna andare a divertirsi poi speriamo sarà un bel sole insomma, stiamo andando verso la bella stagione quindi insomma eh, avete visto che la pioggia quando è arrivata oggi è durata lo spazio di un mattino, poi dopo poche ore già avevamo gli occhiali da sole e non più gli ombrelli. Complimenti a voi, grazie mille per essere stati con noi grazie al presidente della Porto grazie Antico SPA Mauro Ferrando, grazie al presidente della Federazione Italiana Vela Prima Zona eh, Maurizio Buscemi. L'appuntamento con la Ocean Race torna a quest'ora la prossima settimana. Buona serata.